Giovanni alla fine ha detto: chiunque aggiunga o tolga da quanto è scritto sarà nell'abisso di fuoco. Sette angeli, sette sigilli, sette coppe versate sulla terra, sul mare, è una stella che precipita e il suo nome è Assenzio e renderà amara la terza parte delle acque, la terza parte degli uomini moriranno per aver bevuto di quell'acqua amara e cadrà fuoco misto a grandine. Spazio apocalittico, che è la storia, ma la storia concepita, come ho cercato di dire, è una guerra fratricida. E in questo è sbagliatissimo interpretare l'Apocalisse in termini gnostici. Non è la guerra tra i figli delle tenebre figli, e i figli della luce come figli di dei antagonisti, no, sono tutti figli, e questo è veramente la tragedia, no? Sono tutti figli di Dio, ma la grande maggioranza dei figli di Dio, che sembra alla fine storicamente prevalere, operano le opere di Satana. E il Messia, l'agnello, chiama a separare le due armate e chiama i suoi testimoni alla battaglia finale. Battaglia finale che non è la battaglia che avviene all'ultima, è la battaglia che avviene in ogni istante, poiché ogni istante va interpretato e va inteso escatologicamente, come fosse l'ultimo, anzi meglio, perché è l'ultimo, perché in ogni istante noi siamo giudicati per ciò che siamo stati, per ciò che siamo. Grazie.